Benvenuto a Terra Madre, siamo qui con un altro maestro del gusto, confermato, quindi complimenti, pasticceria Guardia, 34 anni di professione. Allora, una cosa che sto chiedendo a tutti i tuoi colleghi: cosa ti ha portato, cosa vi ha portato a livello di pasticceria far parte della rete Maestri del Gusto? Allora, è una bella, un bel biglietto da visita, perché comunque io noto che i nostri clienti, quando entrano e vedono il premio in pratica, ti danno un'altra valutazione comunque, e anche per noi è molto gratificante, perché comunque per loro, se sei arrivato a prendere un premio del genere, vuol dire che vali qualcosa, ecco, cioè non sei l'ultimo pasticcere del Piemonte, ecco. Per cui diciamo che da allora, in questi anni, è sempre più conosciuta dai clienti, perché vedo anche non tutti i clienti che noi conosciamo abitualmente, entrano magari anche turisti e la prima cosa che guardano è il valore della pasticceria, anche nel contesto, perché noi abbiamo una pasticceria antica del 1906, per cui è tutto legato alla storicità, ecco. Esatto. Tu fai parte di molte reti, oltre a Maestri del Gusto anche Ascom, anche EPAT. Presidente dei pasticceri Ascom. Però se tu dovessi riassumermi in tre concetti i tuoi 34 anni di professione. Ma allora, diciamo che io ho iniziato con i miei genitori, per cui con i miei nonni, per cui essendo di terza generazione hai portato avanti un po' le loro ricette, rinnovandole sempre, nel senso che magari cambiando, non so, il tipo del burro, perché adesso c'è un burro diverso, creando magari, non so, anche solo la bignola, ma fatta in un certo modo e presentata anche in un certo modo. Per cui in questi 34 anni ho proprio visto, magari anche solo dalle foto che si facevano inizialmente, proprio l'escalation di questa attività. Esatto. Allora, io ti ringrazio, ti auguro buona Terra Madre e ci rivediamo ovviamente su altre manifestazioni, dolcissima su tutti. Grazie a tutti, buonasera.